Grazie innanzitutto anche per l'invito molto gradito, e questa è una delle iniziative forse più interessanti sulla prima guerra qui a Milano, penso che altre ne seguiranno, ma insomma è un appuntamento interessante per sé. La professoressa Vetri ha accennato a quello che è il panorama delle tante iniziative in corso per il centenario della prima guerra mondiale. Avremo modo nei mesi successivi, sostanzialmente ancora per un anno, di vedere altre iniziative, sia di carattere editoriale, ma anche sotto il profilo delle iniziative di convegni, documentari e molto altro. Noto che in molte di queste iniziative prevalente è ancora la narrazione politico-militare e diplomatica. Moltissime sono le pubblicazioni già uscite o annunciate, soprattutto da autori non di lingua italiana, dove fortissimo è ancora l'interesse storiografico sul perché della guerra, le cause della guerra, che è un tema, non voglio traumatizzare nessuno, mi interessa molto relativamente, poi magari nel dibattito ne parleremo. Si tratta infatti di una ricerca, mi pare ancora molto famosa, che risente di riflessi un po' nazionalistici, cioè si cerca di tracciare in un passato ormai lontano quelli che sono modelli di comportamento e relazioni che riguardano l'attuale situazione internazionale. È inutile che citi il caso dell'Ucraina, dove la prima guerra mondiale è stata tirata in ballo in lungo e in vano. Un uso dell'analogia tra passato e presente che mi convince assai poco e che riflette anche qualche interesse politico attuale. Tuttavia, in questo panorama, in realtà molto più variegato naturalmente, c'è un punto su cui tutti sono concordi. Questo dalla storiografia più raffinata alla pubblicistica di vario genere, e cioè che la Grande Guerra rappresenta un evento ormai definitivamente consegnato alla storia con la S maiuscola. Cioè un nodo, uno snodo decisivo che inaugura il Novecento e inaugura l'età della modernità. È come dire un po' paradossale che in un quadro, in un dibattito che ancora si alimenta, come dicevo prima, di analogie e di attualizzazioni, poi ci sia la consapevolezza forte e corretta circa il fatto che la Grande Guerra è qualcosa che ormai appartiene, come le guerre napoleoniche o le guerre puniche, per andare ancora più indietro, ormai definitivamente alla grande storia. Concorrono a questa immagine della prima guerra come evento fondativo della modernità vari elementi: lo sviluppo e l'applicazione straordinaria della scienza della tecnica, ad esempio alle operazioni militari, la mobilitazione di massa, l'ingresso massiccio delle donne nella vita pubblica, ancorché non sempre molto gradito, l'impiego su larga scala della propaganda, la presenza massiccia e invadente dello Stato nella vita civile e nell'economia, dato che poi si conserverà tutto il Novecento. Insomma, ci sarebbe molti modi per ricostruire la prima guerra mondiale. E tutti molto legittimi, naturalmente, ancorché molto sfruttati e molto ormai esplorati lungo il largo. Tuttavia, un racconto dell'esperienza di guerra attraverso la storia dell'alimentazione, in questo panorama non mi pare, da questo punto di vista la scelta mi pare quanto mai appropriata, non è una scelta marginale, non ha neanche una annotazione in sé bizzarra o addirittura folcloristica, semplicemente perché il rapporto tra cibo e guerra fa emergere un nodo centrale del primo conflitto mondiale,
cioè il rapporto fondamentale tra corpo, salute e nazione, che è un rapporto che preesiste naturalmente alla prima guerra mondiale, che lo si rintraccia peraltro nello stesso linguaggio militare, dove la sovrapposizione tra parti anatomiche e elementi della vita militare è riscontrabile ancora oggi. Basta citare ad esempio la parola fronte, il fronte, la fronte, peraltro all'epoca si usava al femminile, poi tendenzialmente trasformato in un sostantivo maschile perché ovviamente più virile, parlando di linea del fuoco, corpo, corpo d'armata e via discorrendo, fino ad arrivare all'espressione che tutti conosciamo di vittoria mutilata, cioè un concetto tipicamente militare associato ad un elemento fisico, corporale. Nel cibo e nell'alimentazione quindi c'è più di un angolo di interesse, non solo perché ad esempio nella fame, vera e propria fame, si annida una delle cause della sconfitta degli imperi centrali, totalmente stremati dal blocco economico, di fatto l'Austria-Ungheria e persino la Germania, che non deve denunciare nessun tipo di combattimento sul territorio nazionale, quando arriva l'armistizio addirittura i tedeschi sono oltre, occupano territori oltre il loro confine, la fame porta alla sconfitta degli, appunto, degli imperi centrali, ma non è tanto in questo che vedo, diciamo, il nodo centrale. Semmai ci vedo una modernità che davvero inaugura il Novecento. Infatti la Grande Guerra è l'occasione per lo Stato italiano, come per molti altri stati belligeranti, di operare una sorveglianza come mai era avvenuto prima sul corpo di milioni di persone, militari o civili. Nutrire il corpo vuol dire sorvegliarlo, controllarlo, manipolarlo, alla ricerca prevalentemente di che cosa? Alla ricerca del consenso, non solo, ma soprattutto di tutti. Ecco che allora, come dicevo, curare il corpo, vestirlo, addestrarlo, nutrirlo, diventa appunto, compensa, realizza quella che è un'aspirazione che viene da molto lontano. Infatti nel corso dell'Ottocento e ancora negli anni della Belle Époque, quando si affermano definitivamente i modelli di mascolinità e di femminilità, non si potrebbe dire esattamente così, di rispettabilità borghese, indicati tanti anni fa mirabilmente da George Mosse, l'orizzonte di attesa in Italia e in Europa è caratterizzato da due elementi apparentemente in contraddizione tra di loro. Il primo è dato dalla consapevolezza di una progressiva, anche se lentissima, conquista della salute, grazie ai progressi della scienza, dell'igiene e soprattutto dell'alimentazione in settori sempre più vasti della società italiana. È, se volete, un'aspirazione non da positivista o neopositivista, ma che vi dà l'idea di quella che è stata una tensione tutta ottocentesca per una forma di rimodellamento del corpo degli europei, e di questo rimodellamento il cibo è naturalmente uno degli ingredienti fondamentali. La Grande Guerra, da questo punto di vista, sembra la grande occasione, paradossalmente, per mettere in campo tutte le energie mediche, istituzionali, assistenziali, che i governi avevano già sperimentato nel secolo precedente. Faccio riferimento ad esempio a una di quelle che è l'ossessione, non solo italiana per la verità, per la misurazione antropometrica dei suoi cittadini. Il caso limite di Cesare Lombroso, come sapete, in realtà è la punta di una comunità scientifica
scientifica che è ossessionata, e non solo la comunità scientifica, è ossessionata dall'idea del corpo degli italiani come simbolo del degrado della povera Italia. All'indomani dell'unità viene fatta più di una mappatura antropometrica degli italiani per individuare le zone più a rischio per certe malattie o per altre affezioni del corpo. Quindi la Grande Guerra diventa un'occasione straordinaria per vedere da vicino, osservare da vicino, un settore molto ampio della popolazione italiana, certamente di quella maschile. Non vi dimenticate che la Prima Guerra Mondiale offre al governo italiano l'opportunità all'esercito di monitorare, sorvegliare il corpo di 5 milioni di italiani tra i 19 e quasi 50 anni d'età, cioè quindi tutto il settore giovane o giovane adulto dei maschi italiani passa sotto la lente dell'esercito e dello Stato. Il secondo orizzonte, diciamo, il secondo elemento di questo orizzonte d'attesa ottocentesco è apparentemente in totale contraddizione con il primo. Dico apparentemente, adesso vedrete perché, e cioè l'attesa, la speranza di poter assistere, questo soprattutto dalla fine dell'Ottocento in poi, a un grande evento di totale rigenerazione, cioè a una guerra. E l'espressione grande guerra, cosa che è avvenuta altre volte nella storia, addirittura precede l'evento stesso. E difatti quello che molti si attendono nella intelligenza europea e italiana è una occasione appunto di rigenerazione, di rimodellamento, nel nostro caso degli italiani, che non è solo morale, politico, culturale, ma è addirittura fisico. È interessante infatti notare come ancora i modelli di un diffuso darwinismo sociale e nazionale immagini la guerra come una selezione degli elementi migliori, cioè una selezione benefica che lascerà, diciamo, campo solo alle migliori energie della società italiana. Ecco che allora io do una spiegazione alla collega Metri. Vedremo come naturalmente gli effetti saranno esattamente il contrario, cioè una selezione a rovescio. Ora, questa, diciamo, questa combinazione di questi due elementi dell'orizzonte d'attesa sembrano realizzarsi nella Prima Guerra Mondiale, almeno apparentemente. Infatti, nonostante la evidente preparazione delle strutture militari, su cui tornerò io, ma penso moltissimi dei relatori di questa giornata, grande attenzione venne dedicata alla cura e alla salute dei soldati. Infatti, il corpo del soldato viene percepito come la più preziosa macchina bellica di cui disponga l'esercito italiano. L'espressione macchina bellica è di un patologo italiano che nell'anno della neutralità pubblica un volumento che si chiama Lo strapazzo fisico, dove detto interno, se non ne azzecca neanche una, perché immagino una guerra che poi non ci sarà, ed è frutto di una serie di esperimenti che Guerini aveva condotto sugli animali. E anche questo dice molto. La cosa interessante è che in una guerra che avrebbe visto alla fine il trionfo della scienza e della tecnologia, sopravvive ancora la convinzione profonda e tutta ottocentesca ancora, che l'efficienza fisica del fante sia la risorsa militare più preziosa, più importante. Di fronte a una guerra che vedrà, tanto per citare forse l'arma più importante, più moderna, cioè la mitragliatrice, tutta l'artiglieria messa in campo nella Prima Guerra Mondiale, si ritiene che il povero fantaccino possa essere ancora, diciamo,
diciamo, l'arma più importante. Però badate, la salute del soldato viene riferita e la cura che dà, che l'esercito, di cui l'esercito si fa carico, è legata soprattutto all'immagine, ancora una volta, tutta ottocentesca delle guerre precedenti. Infatti, particolare attenzione viene data, ad esempio, alla profilassi per quanto riguarda malattie e morti, come si diceva all'epoca, particolarmente diffuse. La malaria, il tifo, il vaiolo, ci sono dei casi di vaiolo, e persino si paventa il ritorno della peste. Giusto per dire qual è lo scenario quasi ancora premoderno della guerra. Questa ossessione per i morbi, per le malattie, gli italiani però, i medici italiani non se la inventano, perché hanno come punto di riferimento il precedente della guerra di Libia, che non è di 100 anni prima, ma di pochi anni prima, dove ancora, come era successo nelle guerre napoleoniche e in altri conflitti, il numero dei caduti per malattia supera quelli morti in combattimento. Sono quasi 2.000 gli italiani che muoiono in Libia per malattia e quasi 1.500 quelli che muoiono in combattimento. Ma i dati in realtà sono ancora più sconvolgenti, perché, come riferirà davanti, italiani, soldati italiani rimpatriati dalla Libia per problemi di salute, di malattia, sono addirittura 23.000, quindi un numero enorme. Quindi il precedente della Libia pesa, e come nell'ossessione dell'esercito e della classe medica nel prevenire le malattie. Molte di queste poi si riproporranno. In ogni caso sono moltissimi i soldati colpiti dalla malaria, molti moriranno di tifo petecchiale e via discorrendo. Ma in questo caso l'esercito mette in campo delle risorse importanti. Laddove è possibile, i soldati vengono tutti vaccinati. E questo, come dire, sembra realizzare quella che è un'aspirazione appunto molto antica di cura del corpo del soldato con quelli che sono i mezzi a disposizione. Tenete conto che tra questi 5 milioni di mobilitati quasi nessuno, pochissimi di loro, aveva mai visto un medico in vita sua. Quindi avere una visita, un vaccino è per molti di questi soldati una novità assoluta. Come molto è stato fatto per vestire al meglio i soldati, dargli un equipaggiamento adeguato ai fronti. Si fa per dire, perché in realtà, come è noto, ad integrare l'equipaggiamento in dotazione dell'esercito provvedono spesso le stesse famiglie o i tanti comitati di assistenza, diciamo, ad esempio, che mandò al fronte maglie di lana o quant'altro. Anche qui ci sarebbe il modo di raccontare la guerra da alcuni punti di vista un po' bizzarri. Vi propongo, ma faccio una citazione giusto di 3 righe, quella che viene fatto da Piero Jaet in uno dei più grandi lavori sulla prima guerra mondiale, con me e con gli alpini, che cerca di ricostruire il tema della guerra dal punto di vista delle scarpe, che io trovo una cosa assolutamente geniale. Stando più in basso di loro che mi circondano seduti, vedo luccicare le brocche delle 100 scarpe ferrate. Attacco a parlare scarpe, allora. Pochi hanno serbato le proprie. Avevano la moglie o il padre a cui doverle passare. Erano scarpe aspettate. E poi sono stati tentati dalle scarpe nuove che dà la patria che tanto potente, avrà certo preparato scarpe migliori dei loro ciabattini. Ma quelli che hanno confidato nella patria si sono sbagliati. Quelli che confidano nel ciabattino hanno fatto bene. Ed è esattamente così, perché in alcune zone di guerra quasi esiste, o per il freddo o per la presenza devastante del fango, che è uno degli elementi, degli ingredienti della prima guerra mondiale,
le scarpe denunciano, diventano un simbolo di un degrado totale. Ma torniamo al tema del convegno, è nell'argomentazione che viene individuato il fattore principale della resa fisica del soldato, almeno sulla carta per lo meno, perché la dieta immaginata per il soldato italiano supera di gran lunga quella prevista ad esempio per il soldato austriaco. E almeno sulla carta è anche una dieta che è di gran lunga superiore al regime alimentare di un contadino italiano. Grazie anche all'apporto nella dieta militare di alimenti che non sono normalmente previsti, almeno in alcune regioni italiane, ad esempio un consumo sempre teorico più consistente di carne e di pesce, per esempio. Cosa che in realtà, ecco perché ripeto continuamente teoricamente, non si realizza perché le forniture di carne cominceranno a scarseggiare e i soldati italiani si dovranno rifare con le scatolette della carne che viene dall'Argentina, giudicata di pessima qualità e sospettata di essere fonte peraltro di molte malattie. Nutrire il corpo, quindi, come dicevo prima, dei soldati che vanno al fronte rappresentò una sfida organizzativa, politica, economica tra le più impegnative. È una sfida che, come è noto, venne vinta dall'esercito dello Stato italiano, diciamo, cogliendo pochissimi successi. In molti settori dei combattimenti, non solo in alta montagna, far arrivare le gamelle con il rancio e soprattutto l'acqua potabile che scarseggia quasi dappertutto, si rivelò spesso un'impresa a dir poco disperata. E quando a costi economici e umani altissimi arrivavano quantitativi sufficienti di cibo, la qualità lasciava davvero molto a desiderare. Basti pensare solo al fattore del ritardo nella fornitura del rancio, quindi far arrivare il cibo scotto o ormai fermentato, lasciato chissà in quali condizioni. Viene in mente la battuta di un film che molti di noi conoscono, credo ormai alla memoria, cioè La Grande Guerra, dove il generale interloquisce col soldato Sordi, il generale chiede davanti al rancio che cosa pensa del pasto e naturalmente il coraggiosissimo Alberto Sordi dice ottimo, e lui gli risponde no, in verità è una schifezza. E quella è, tra l'altro, il film di Monicelli vede la consulenza di uno, secondo me, dei più grandi scrittori testimoni della prima guerra mondiale, cioè Carlo Salsa. Quindi il dettaglio del cibo non è, come dire, una notazione così solo spiritosa. È anche vero che c'è nella dieta degli italiani, come dicevo prima, cose poco frequentate dai civili, ad esempio la cioccolata, che in alcuni settori non manca e che diventa per alcuni soldati addirittura una novità inedita. Come è interessante notare il fatto che la prima guerra sia anche l'occasione per un rimescolamento delle culture gastronomiche delle regioni italiane. Pensate alla presenza del baccalà, che spesso c'è nella dieta, che qui tutta teorica, del soldato italiano e che per alcuni soldati è una roba quasi esotica. Quindi nutrire il corpo pur tra mille difficoltà vuol dire controllare il corpo di milioni di italiani. E questo elemento trova una conferma in due esempi di segno contrario. Tra le punizioni previste per i soldati colpevoli di insubordinazione, non i reati più gravi, c'era quella della sospensione del rancio.
usare il cibo come strumento per punire. Ma l'esempio che qui io voglio ricordare, che ancora a distanza di 100 anni è abbastanza sconvolgente, è il fatto, lo denunciò appena 20 anni fa Giovanna Procacci, che tra i 670.000 caduti italiani, 100.000 sono morti per stenti o malattie legate alla denutrizione nei campi di prigionia austriaci e tedeschi. E questo principalmente perché il governo italiano, che avrebbe dovuto, attraverso la Croce Rossa, far arrivare generi di prima necessità ai prigionieri italiani, si rifiutò di farlo, boicottò questa operazione, perché considerava quei prigionieri dei traditori. Ancora una volta il cibo come strumento di punizione. Ma, giusto per alleggerire un po' diciamo, la pesantezza di questa descrizione, è anche vero che il cibo può essere veicolo anche di una cosa completamente opposta, cioè di affratellamento tra le trincee nemiche. Ci sono molte testimonianze di soldati che parlano di un lancio di cibi o di altri generi di conforto da una trincea all'altra, con gli austriaci che lanciano sigarette e gli italiani che lanciano altri generi di conforto, altri o cibi per questo. Ed è interessante il fatto che uno dei due sono principalmente gli elementi di riavvicinamento umano tra le trincee nemiche, uno è il cibo e l'altra è la musica. Quindi due fattori che io considero di assoluta civiltà, in senso assoluto. Lo scarto tra lo sforzo dello Stato italiano e la realtà dell'esperienza fisica dei soldati non emerge solo dai dati forniti, sfornati dal Ministero già negli anni della guerra, ma soprattutto dopo, ma soprattutto nelle lettere, nelle memorie dei combattenti. Sono moltissimi quelli che lamentano la mancanza di cibo, la perdita di peso, l'assenza dell'acqua potabile, eccetera. Soprattutto tra gli uomini di estrazione sociale piuttosto elevata. Qui lo scarto tra la qualità e la quantità del cibo consumato nella loro vita civile precedente e nella loro esperienza militare rende quasi riesce a fiaccare anche gli animi più interventisti tra di loro. Non mi riferisco solo a Carlo Emilio Gadda, uno dei più grandi scrittori dell'intero Novecento italiano, ma un uomo molto lamentoso, il quale se la prende nel suo diario di prigionia con due cose, i parassiti e l'assenza del cibo, un continuo lamento di questi due elementi che lui considera simbolo della degenerazione a cui il corpo del soldato viene sottoposto in quell'esperienza di guerra. Non tanto Gadda, quindi, ma penso a uomo di tutt'altra tempra come Adolfo Omodeo, che nella sua raccolta Momenti di vita di guerra raccoglie, ripropone le lettere di molti, tutti interventisti peraltro, ufficiali o sottufficiali italiani, e anche tra questi spesso la fame è uno degli elementi prevalenti. E degli stesso Omodeo nella corrispondenza con la moglie si lamenta dell'assenza appunto di cibo e acqua potabile. Peraltro Omodeo è un ufficiale di artiglieria, quindi in una posizione, lui stesso lo dice, anche piuttosto privilegiata, che è tutto di lì. E in Omodeo è abbastanza interessante notare come il cibo sia visto come un segno per lui politico e culturale di degenerazione appunto del rapporto tra Stato e soldati in genere, Stato e cittadini.
il conflitto che avrebbe dovuto, lui interventista, che avrebbe dovuto colmare lo odiato tra Stato e cittadini, invece mette in campo, mostra l'inadeguatezza, l'impreparazione della classe dirigente, che nel momento fondamentale, fondativo della nuova Italia, non riesce neanche a provvedere alle esigenze più elementari dei suoi soldati. Certo, c'è qualcuno che ancora pensa all'esercito, con qualche buona ragione anche, come ad una palestra fondamentale di disciplina nazionale. Ancora una volta è il nostro Piero Jaillet, che in realtà è un democratico, non è un nazionalista nel senso stretto del termine, il quale dice: perché amo tanto l'esercito? Perché la forza è un bene quanto l'istruzione e dovrebbe essere obbligatoria come l'istruzione. L'esercito è l'organismo della forza obbligatoria e della salute, unica scuola che abbia serbato un orario ragionevole accordato col sole, che abbia serbato un abito nazionale accordato alla media del clima e un cibo proporzionato al consumo. Unico istituto che possa educare completamente, perché ha un completo potere e possiede veramente un uomo nel suo cibo, nel suo riposo, nel suo costume. Ma anche tra i contadini e gli uomini di origine sociale più modesta, lo sforzo fisico fatto, prodotto sulla linea del fuoco e anche nei lavori delle retrovie non sembra essere sufficientemente compensato dalla dieta, dai pasti forniti dalle cucine militari. Però è bene tenere conto, nel caso anche e forse soprattutto nel caso di queste testimonianze più popolari, di un altro elemento, cioè di un processo psicologico che riguarda un po' tutte le stazioni sociali, ripeto, ma soprattutto quelle più popolari. Infatti, nella corrispondenza, nei diari, sono molte le storie del corpo: la fame, la sete, la perdita di peso e via discorrendo, il fango, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, appunto, legate all'alimentazione. In queste corrispondenze il corpo si fa schermo, proiezione, materializzazione di un disagio psicologico ed emotivo. Quello che non si può raccontare perché c'è la censura, perché c'è l'autocensura o perché non si vuole spaventare l'interlocutore, la moglie, il genitore, lo si fa intendere, spesso inconsapevolmente, attraverso un racconto del disagio fisico. Non sono pochi i soldati che dicono, si riferiscono al peso corporeo come alla prova, la testimonianza che la condizione psicofisica è disastrosa. Cosa curiosa in una guerra che vede appunto una devastazione quasi quotidiana, questi soldati trovano il tempo di dire: ho perso 4 kg, e questo non è una notazione, come dire, soltanto che denuncia l'intimità familiare, ma è testimonianza di qualcosa di più profondo. Non è il caso che, al contrario, per assicurare i familiari si faccia immediatamente riferimento al cibo e all'acqua. Mangio bene, sono ingrassato, ho gustato cose mai viste prima, sono tutte testimonianze indirette di un disagio o di un benessere, anche e soprattutto emotivo. Perché parlare di cibo vuol dire trasmettere percezioni, sensazioni, pensieri profondi, come dicevo, fa riferimento alla presenza del baccalà o del cioccolato, diventa quasi una festa per molti di loro. Al contrario, è anche vero che ci sono dei cibi, degli alimenti che diventano sinonimo delle esperienze più terribili.
il riferimento alle bevande alcoliche, che nella magnifica descrizione di Emilio Lussu è la benzina dei soldati, il vino quasi sempre, in genere l'alcol, è considerato un segno premonitore di un prossimo attacco sulla terra di nessuno e quasi certamente per molti di loro la morte. Per certi versi ancora più difficile è l'approvvigionamento del fronte interno, cioè dei civili a cui appunto il convegno è anche dedicato. Infatti l'impegno di rifornire le truppe impoverì di molto il regime alimentare dei civili. La priorità era quella di alimentare la macchina bellica dei 5 milioni di italiani, la dieta già molto scarsa dei civili ne risente moltissimo. Sono restrizioni quelle del fronte interno dovute anche a complesse vicende belliche di forniture internazionali su cui penso altri parleranno, la fornitura del grano, l'Italia non è autosufficiente, lo deve importare, ma le vicende belliche impediscono queste forniture, eccetera, eccetera. Vede peraltro appunto questo impoverimento del regime alimentare dei civili il riacutizzarsi, ad esempio, non a caso, della pellagra, che è la malattia tipica dei paesi arretrati contro il quale il giovane Stato italiano aveva combattuto una lunga battaglia, con qualche successo. Ancora una volta le lettere, in questo caso verso il fronte, denunciano esattamente questo. Riprendo l'esempio di Adolfo Amodeo perché la moglie, non stiamo parlando di una famiglia ricchissima, ma neanche di una famiglia povera, lamenta, lei si è trasferita a Genova per essere più vicino relativamente alla linea del fronte, lamenta chiaramente la fame. Dice, non, tra l'altro avevano già una figlia molto piccola, non ci sono generi di prima necessità. Ma ancora più indicativo è quello sul prima ci si riferiva tra l'altro, cioè il rapporto tra la carenza alimentare denunciata principalmente dalle donne, che nel fronte interno diventano proprio portavoce delle sofferenze legate all'alimentazione, con i moti politici. Anche qui il cibo diventa pretesto, specchio, schermo su cui si proiettano moltissime cose. Il caso dei moti di Torino nel 1917, guidati da donne e che prendono spunto dalla mancanza del grano, è forse l'episodio diciamo più eclatante, ma anche Milano vede sporadicamente molte proteste, anche queste capeggiate da donne, che appunto lamentano l'assenza di generi di prima necessità. E ci sono tra queste donne molte operaie, ma ci sono anche moltissime contadine che fanno la spola tra le campagne e il grande centro urbano, quasi quotidianamente. Ancora una volta quindi il cibo diventa il tramite elementare, diretto, semplice per esprimere sentimenti e opinioni di rifiuto che avevano già preceduto l'intervento e che continuano dopo l'intervento. E l'elemento della degenerazione sotto il profilo alimentare diventa lo specchio, la dimostrazione, la testimonianza, come dire, forte, diretta di questo rifiuto. Il bilancio, e vado a conclusione, il bilancio finale della guerra consegnò un quadro molto lontano da quelli che erano stati i quadri del, diciamo, forniti dall'orizzonte d'attesa, 670.000 morti, grosso modo l'Italia, come molti paesi belligeranti ancora oggi, non è in grado di dare un numero definitivo.
quasi 500.000 tra invalidi e mutilati, 1.000.000 di feriti, moltissimi i malati, peraltro anche su questi dati sono molto incerti. Insomma, l'evento che avrebbe dovuto rigenerare la società italiana ed europea aveva prodotto l'esatto rovescio. Una selezione, cioè, che non aveva messo in campo le energie migliori, ma al contrario, un quadro di povertà generalizzata abbastanza impressionante. Un impoverimento di energie sociali, economiche e emotive, che trova la sua espressione, forse più drammatica e più lucida, nei dati forniti dai ministeri alla fine della guerra e nei tanti studi di uomini, ad esempio come Giorgio Mortara, che è un'opera ancora oggi fondamentale, denunciando un arretramento nella lotta che lo Stato italiano, nella società italiana, aveva da tempo intrapreso contro la fame, che insieme alla mancanza di igiene era stato il grande male della povera Italia ottocentesca. Insomma, per dirla con Attilio Frescura, altro grandissimo autore della Prima Guerra Mondiale, a un anno che scrisse da Vittorio Veneto, si è passati dalle trincee della morte a quelle della fame. Grazie.